Alma dominante, 2-0 nella serie, match point servito per chiudere i conti con Treviglio e passare al primo turno dei playoff. I ragazzi di Dalmasson partono in quinta marcia con Baldasso nei 10 al posto di Fernandez, tenuto precauzionalmente a riposo, portandosi rapidamente sul 18-8. 10 punti di margine in 6 minuti prima di subire il primo controparziale avversario. Brandin è tra i più vivi e insieme a Loschi riporta l'Alma sul più 8 al termine del primo quarto. Se per i biancorossi non è una partita da solisti, con tutti gli effettivi ad ergersi a protagonisti a turno, da Green a Baldasso sino a Bowers, per gli ospiti invece è necessario tutto il talento di Fraser per tenersi in qualche modo a galla. Sono i 15 punti del piccolo americano ad evitare l'imbarcata a metà gara per la Remer, 56-42 il parziale all'intervallo lungo. Ma per i 4.000 dell'Alma Arena però non serve eccessiva pazienza, la ripresa in effetti segna definitivamente il match. L'energia di Prandin, la precisione al tiro di Mussini e la classe di Bowers sono i tre ingredienti del rapido più 20 di margine. Poi inizia lo show di Green in contropiede per il godimento del pubblico. Treviglio intuisce che anche gara 2 ormai è andata, mentre Trieste conta già 5 uomini in doppia cifra dopo 30 minuti. Nell'ultimo quarto c'è spazio pure per i giovani Schina e De Angeli, nella più classica delle passerelle finali. 97-82 il finale registrato dal tabellone. Un'Alma così cinica, spietata e tatticamente perfetta saprà ripetersi anche in gara 3, chiudendo subito la serie. Il responso venerdì sera al Palafacchetti di Treviglio, palla 2 alle ore 21. Amici di Alma Pallacanestro Trieste.